Il Comune ha patrocinato e ha collaborato alla realizzazione di questa bellissima iniziativa che è stata organizzata grazie a una donna, appunto Simona Ferrari. Si inserisce questo yarn bombing, questa installazione artistica, se vogliamo definirla così, nelle iniziative dell'Ottobre Rosa, cioè l'ottobre dedicato a sensibilizzare la cittadinanza rispetto all'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. È stato un lavoro molto di sinergia tra le associazioni, tra sponsor privati, tra l'associazione Armonia, appunto presieduta da Romina Cattivelli. Queste coperte realizzate a pezzi da tante persone in giro per la città, ma anche da tutta Italia, addirittura anche da fuori Italia. E quindi a testimonianza di come il tema della prevenzione del tumore al seno sia un tema sentito da tutti. E quando una donna è ammalata al seno, una donna non deve essere lasciata sola, è importante costruire una rete di solidarietà, di vicinanza e di sostegno. Piacenza oggi è diventata una città sempre più rosa proprio grazie all'impegno di queste donne come Simona Ferrari. Con Simona Ferrari di Intraccino Armonia. Esatto. Lei ci ha detto che non è un'associazione, ma è da sola questa sì. cosa. Come singola cittadina ho semplicemente deciso di organizzare tutto questo per Piacenza, come regalo. E per tutte le donne, in particolare per le donne operate, perché questo sia un ottobre speciale, deve rimanere negli occhi di tutti il nostro Faxal colorato di rosa in occasione dell'ottobre rosa. Ho ricevuto dei pacchi dall'Islanda, dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dalla Turchia e ci sono interi alberi lavorati da Sassari, Venezia, Vicenza. E questo è l'unico albero lavorato da uomini, dunque è in blu, perché diciamo che il carcinoma mammario è anche un tema maschile. Dunque per sensibilizzare a questo tema sono casi rarissimi, ma comunque anche maschile. La coperta che troviamo qui alla nostra destra è una coperta di più di 6 metri che è stata fatta nel 2013 dal gruppo Facebook Knitting Relay ed è stato un po' l'inizio di tutta questa avventura. Grazie a questo loro regalo mi sono lanciata e ho preso coraggio per organizzare Intrecci in Armonia a Piacenza.